e di un sestetto che è poi quello con il quale si esibiranno questa sera a Todi. E la formazione del sestetto? Oltre ai due leader, cioè Ted Jones alla tromba e Mel Lewis alla batteria, vi sono Pepper Adams al sax baritono, Jerry Dodgeon al sax tenore, Walter Norris al piano e al basso un giovane cecoslovacco, George Mraz. Tell that girl I want to marry her right now. Well, what have we here? In compagnia di Sonny Stitt, torniamo a Perugia a concludere la nostra settimana di jazz. Call that girl. I want to marry her. Sonny Stitt, il personaggio più simpatico del festival.
È un allievo di Charlie Parker ed è anche uno dei sassofonisti più dotati di ogni tempo. È rimasto stilisticamente fedele al bebop, di cui dopo la scomparsa di Charlie Parker il grande maestro è anche uno dei più validi esponenti. Beh, mi sembra che sei tutto e non mi rimane che aggiungere che qui suona con una ritmica europea tra le più forti che esistono al momento e che è quella di Giorgio Urbanitas al piano, Jackie Sanson al basso e Charles Sodré alla batteria. I'm gonna get down with you, baby. Don't worry about it. Thank you.
come for siesta. Okay. I'll see y'all later. All right. He's going for siesta, but he did it already, you know, that's right. You know. Outside of that, I feel the white people in America don't appreciate the music that much. Negli Stati Uniti, dice Barry Alshul, il jazz non è molto apprezzato dai bianchi perché è parte integrante della cultura nera ed è molto difficile per i bianchi in America accettare qualsiasi cosa provenga dalla cultura nera. Qui, invece, la gente è più attenta e dimostra un maggiore interesse. Il batterista Barry Alshul con il bassista Dave Holland fa parte del trio guidato dal sassofonista-flautista Sam Rivers. Il complesso, che si chiama significativamente Freedom, cioè libertà, è uno dei più interessanti del jazz d'avanguardia. Thank you.